Ok, sei online. Allora, ben trovati, speriamo che abbiate avuto una buona pausa pranzo, voi come noi, che abbiamo avuto modo di fermarci alla mensa d'Agricoltura Nuova, che è sempre un piacere, fortunatamente. E appunto siamo ad Agricoltura Nuova, come avete letto sul sito, nel parco di Decima Malafede, Valle di Perna in particolar modo. Un'area che viene coltivata dal 78, più o meno figlia dello stesso percorso sociopolitico che portò anche Cobracor, la prima azienda che abbiamo visto, a recuperare terre, anche queste pubbliche, abbandonate, e che nel corso degli anni, almeno per ciò che ci riguarda, è diventato un po' un modello, non solo per le attività che vengono fatte, che sono molteplici, numerose e estremamente diversificate, vanno dall'allevamento di animali da cortile all'allevamento di animali più in grandicelli, alla produzione di cereali, alla birra, all'orto, eccetera, eccetera, ma anche per la capacità che ha avuto Agricoltura Nuova, a detta nostra, di saper raccogliere anche con un certo anticipo numerosi stimoli provenienti un po' dal mercato, un po' dal cambiamento culturale che piano piano si è sviluppato sull'apprezzamento di quella che è l'agricoltura biologica. Sono in tutto in questa zona circa 220 ettari coltivati e il metodo biologico è arrivato in corso d'opera anche lì abbastanza al passo con i tempi, intorno a metà degli anni 80. Oggi siamo con Carlo Patacconi, che è il presidente della cooperativa, che ci porta a fare un giro partendo qua dall'orto e arrivando poi a vedere il resto, quindi la mungitura, la trafila casearia, il mulino e quant'altro. Quindi Carlo, se ci fai un po' l'introduzione sulla storia di Agricoltura Nuova, insomma, come siete partiti in breve e quello che avete soprattutto sul campo, perché chi ci segue è intenzionato ad avviare un'attività agricola e c'è bisogno di avere dei riferimenti, dei suggerimenti, insomma, per farli in maniera oculata e non andare, come dire, incontro a un vicolo cieco. Allora, io Torona è arrivata qui in questa azienda nel 2 luglio 77. Abbiamo occupato questo appezzamento di terreno di proprietà comunale, che era stato acquistato dal comune negli anni 60 per destinarli a un'ipotetica edificazione. Sarebbero costruiti qui case per 70.000 abitanti con la tipologia Laurentino Torbella Monaca. A noi questo sembrava una cosa fuori dal tempo e fuori dalle condizioni, soprattutto in questa area dove la ricchezza dell'acqua, la difformità del terreno avrebbe comportato grandissimi costi per l'edificazione, sbancamenti, chiusura dei fossi. Comunque, allora, l'idea era quella di impedire l'edificazione, di far tornare agricola questo grande comprensorio, che successivamente negli anni poi è stato così. È stato realizzato il parco di Decima Malafede, sono 6.000 ettari di terreno che complessivamente va tra la Laurentina e la Pontina, da Spinaceto a Pomezia. Questa è la grande area, la più grande area naturale protetta di Roma. Da allora sono iniziate le attività agricole, perché bisognava rimanere sulla terra e quindi imparare a fare agricoltura, perché la grandissima parte di noi non veniva da un'esperienza o da una famiglia agricola. Sì, i nonni erano agricoltori, diciamo, qualche contadini, ma insomma si erano perse in qualche modo le tracce. La grande parte di noi erano studenti dei studi secondari superiori che si diplomavano, qualcuno aveva fatto anche agraria, per la verità, però non è che abbia acquisito proprio in quei tempi grandissime, poi, esperienza sicuramente, ma anche dal punto di vista culturale, insomma, non andavamo benissimo. Comunque si è iniziati a lavorare, si è iniziati a produrre, abbiamo dovuto imparare a fare agricoltura, abbiamo guardato cosa facevano i nostri vicini, abbiamo imparato a fare agricoltura convenzionale, abbiamo imparato a fare tante porcherie, perché in campagna si fanno tante porcherie, si usa tanta roba, diciamo, quello che normalmente dice pesticidi, no? Che è una parola generica, ma dietro la quale si trovano un sacco di cose molto complesse. E l'agricoltura le usa spesso non avendo grandissime nozioni di quello che fa. L'industria chimica magari per produrre quella roba usa mille attenzioni, noi al massimo ci mettiamo come in tempi di Covid, una mascherina in bocca, più o meno quella, no? E con quella pensiamo di proteggerci. Non funziona propriamente così, non vale per chi ci lavora in campagna e non vale per quelli che quel prodotto lo mangiano. Poi quelli che lavorano in campagna ci lavorano e ci mangiano e le cose vanno. Quindi negli anni, metà degli anni 80, abbiamo fatto una riflessione che noi immaginavamo di agricoltura nuova, invece facevamo agricoltura
molto vecchia, molto, molto, molto poco adatta soprattutto a noi, perché una delle cose che spesso si dice è: cioè, perché fai agricoltura biologica? Perché noi vogliamo bene all'ambiente, perché vogliamo bene ai consumatori, quasi mai diciamo perché vogliamo bene a noi, perché noi subiamo quattro volte i flussi negativi di quello che succede all'ambiente e al consumatore, perché ci stiamo, ci mettiamo la bocca, ci mettiamo le mani e poi ce la mangiamo pure. Quindi fondamentalmente il primo motivo è dire: perché facciamo agricoltura biologica? Perché vogliamo bene a noi. Se vogliamo bene a noi, vogliamo bene pure all'ambiente, vogliamo bene pure ai consumatori. E quindi abbiamo iniziato quel processo che ha portato poi oggi a essere un'azienda certificata. Sicuramente quando abbiamo iniziato, cos'è l'agricoltura biologica, era una cosa molto poco definita, molto più romantica di quello che poi realmente è, no? Nel senso che spesso si favoleggiavano cose anche oggi, ma allora soprattutto, insomma. Poi l'agricoltura biologica è difficile tanto quanto quell'altra, anzi un po' di più, perché quell'altra sono le erbacce, prendi il tuo bel secchietto con il diserbo, fai una bella passata, e invece per combattere l'erba e l'agricoltura biologica non basta la zappa, non basta avere conoscenze anche di come funzionano le rotazioni, di come si alternano le culture, tante, così vale anche per le malattie che ci sono, non è che scompaiono soltanto perché noi facciamo agricoltura biologica. Quindi bisogna essere più bravi, bisogna essere più preparati. Camminiamo intanto, e appunto a proposito di questo, sono sempre rimasto colpito dall'utilizzo e anche dalla sperimentazione sulle tecniche del biologico, nel senso che anche quello non è che è un settore monolitico del granito, cioè fermo così da 30 anni. Anche il biologico chiaramente si evolve, e ho visto che voi nel corso degli anni avete sempre applicato qualcosa in più per cercare di renderlo migliore. Hai parlato di rotazioni, so che comunque voi siete arrivati fino ad oggi anche a sperimentare in biodinamico, so che comunque avete un grande impianto per produrre compost, avete un'attività diversificata per cui c'è l'allevamento che produce di per sé concime, eccetera. Quindi come fate a stare in equilibrio tutta questa serie di tecniche, eccetera, e tecnologie, e soprattutto vale la pena? La ricetta più semplice è proprio quella di tenere in equilibrio tante cose, no? Quindi se vogliamo fare agricoltura biologica è evidente che bisogna porsi il problema di quale sostanza organica mettiamo nel terreno, tanto per esempio, no? Se prima usavamo centinaia e centinaia di quintali di concime chimico, nel momento in cui non è più consentito, non si può più, bisogna trovare un'alternativa. Non è che diciamo basta il buon Dio o chi ci crede, oppure la natura benigna per risolvere i problemi. Quindi gli animali sono stati una necessità, prima non avevamo animali, quindi avendo scelto di fare agricoltura biologica abbiamo dovuto introdurre gli animali, quindi sono stati introdotti pecore, maiali, galline, vitelli, perché sono una fonte di non solo di materia prima che è il latte, la carne e quant'altro, ma anche fonte di sostanza organica, di rame, che è indispensabile se vogliamo fare una produzione a un livello importante. Non bastava, abbiamo introdotto quello che è l'impianto di compostaggio dei scarti verdi, diciamo così, no? Noi l'impianto lavora attualmente 20.000 tonnellate l'anno di scarti vegetali. Che vengono dall'area urbana. Dalla città, sono scarti dei giardini, scarti delle potature, che vengono triturati, compostati e poi utilizzati come ammendante agricolo per dare sostanza organica al terreno, che è una delle parti fondamentali. Se il terreno sta bene, pure la pianta sta bene. Risolviamo in automatico tanti problemi. Ti faccio una domanda un po' provocatoria. Insomma, almeno a Roma, chi segue i seminari non viene solo da Roma, c'è stato un grosso problema dei rifiuti, c'è ancora, insomma, che c'è stato, anzi, forse adesso è il momento del Covid, forse si sta riducendo, però diciamo che quello c'è. Ci abbiamo problemi più grandi. Se le aziende agricole che su Roma potrebbero essere potenzialmente molte di più, e ci arriveremo, svolgessero anche questo tipo di funzione, quella che io chiamo funzione pubblica, e se le persone chiaramente ci mettessero più coscienza, aiuteremmo a risolvere in parte, riconvertendo il rifiuto anche in una possibile risorsa. Assolutamente sì, è quello che diciamo in qualche modo abbiamo fatto con gli scarti verdi, no? E quello è un impianto che sta nel piano regionale dei rifiuti, quindi lavorando 20.000 tonnellate di scarto verde, prima quello andava in discarica a Malagrotta, che è una due bestialità, diciamo così, no? Riempivi un luogo che non, no, quindi sottraendo tra virgolette spazio ad altre
ad altre cose e dall'altra parte buttavamo una risorsa, diciamo così. La stessa cosa oggi noi diciamo a fare ad esempio con l'umido, l'umido a raccolta differenziata è un prodotto buonissimo per utilizzare in agricoltura, e l'agricoltura appunto come dicevi tu è alleata del non è, come dire, non vuole essere la discarica, perché bisogna certo. cambiare termini, non realizzare gli impianti che lavorino in totale sicurezza con le migliori tecnologie disponibili sul mercato, che lavorino l'umido, quindi l'umido in quella far tornare alla terra quello che la terra ha prodotto, quello, utilizzare quello che ieri sera abbiamo buttato nella pattumiera, diciamo così, no? E che è uno scarto invece per l'agricoltura, dopo aver appunto compostato, fatto tutte le cose che si devono, tornare ad avere ricchezza. Questa è una cosa importantissima, che però non riusciamo a, per assoluto non riusciamo a far comprendere a chi amministra, a chi tratta di questi temi. Roma con le grandi aziende o le piccole aziende, quindi gli impianti possono essere modulari a secondo di come, diciamo, come è dimensionata l'azienda, può essere il luogo dove avviene tra virgolette lo smaltimento, il recupero, no? di quei materiali. Poi si può discutere, e se ne discute in effetti, se farne anche biogas o meno, oppure fare soltanto compostaggio. Boh, lì entriamo in delle dinamiche un po' specialistiche, a volte sì, però dove a volte prevale, diciamo, l'aspetto ideologico, diciamo così, no? Invece dovremmo avere un approccio molto più tecnico, dire recuperare il metano che comunque nella fermentazione avviene, è un bene o un male? Utilizzare il metano, che poi quello è metano, biometano, si può produrre facendo biogas, e utilizzarlo magari per farci camminare gli autobus di Roma, è metano a tutti gli effetti, come quello che usiamo nelle nostre cucine, uguale, identico, anzi il biometano è un po' più puro di quello che viene da tutto. Poi possiamo decidere che non ci piace, non lo vogliamo fare, non lo facciamo, mandiamo, però va in atmosfera quello, quando parliamo degli effetti gas serra, no? Quello non è che lo mettiamo in bottiglia, cioè, no? Se ne va, nella fermentazione quello se ne va, è in gas serra, non vale la pena utilizzarlo? Allora, l'agricoltura nuova abbiamo detto 220 ettari circa, mentre venivamo ci dicevi che adesso avete anche aumentato la produzione dell'orto, stiamo circa sui 7 ettari. Quanti capi di bestiame, quante persone ci riescono a lavorare in un posto così e come sono ripartite le colture? Cioè quanti cereali, quanti ortaggi, quanto luppoleto, piuttosto che, e in proporzione a questo con le attività multifunzionali in quanti lavorate, quanti soci e quanti lavoratori? Dobbiamo andare a vedere Fragola intanto. Ma sì. Allora, io l'agricoltura nuova oggi lavorano 50 persone tra produzione, trasformazione e vendita. Noi abbiamo 4 punti vendita, 2 sono nelle 2 aziende, 2 sono 2 banchi e mercati regionali. Serviamo in parte i negozi di Natura Sì, nel mondo del biologico, e quindi la trasformazione è un fatto importante. C'è un caseificio, c'è un molino, c'è un forno, si produce ricotta, formaggi, latticini, si produce pane, pasta, dolci. Produce la farina, che di questi tempi con il tempo di coronavirus. Sì, pure noi stiamo andando farina, settimana al mulino. La farina è una cosa, tant'è che gli altri anni arrivavamo al raccolto, diciamo, dove ce n'era un po' di avanzo, quest'anno probabilmente non ci basta, diciamo, arriveremo, se va bene, pelo pelo. Cioè sarebbe il primo anno che non va avanza il grano questo. Beh, vabbè, perché la farina quest'anno è stata nei primi 2 mesi, è stata una cosa impossibile. Non diciamo. Esistono più celiaci. Probabilmente siamo a casa, qualcosa tocca fare, diciamo così, è così, però c'è un consumo di farina importantissimo. E poi quindi sono gli ortaggi dove lavorano, diciamo, davando dai 7 ettari primaverili fino ai 20 autunnali, perché si somma tutta la parte estiva autunnale e poi la parte invernale, che c'è un momento dove è tutto piantato, diciamo così. Quindi in caseificio lavorano 4 persone, a molino 1, al forno 4, 4 sono i punti vendita, diciamo così, no? Quindi 50 in tutto, 50 in tutto facendo tutte queste attività complessivamente. L'organizzazione è, diciamo, stabile, nel senso che ormai non si fa più culture stagionali, diciamo, strutture, sì, anche se sono stagionali si seguono una all'altra, e quindi, diciamo, la stagionalità in qualche modo è venuta, tra virgolette, meno. Quanti capi di bestiame?
Poi abbiamo un migliaio di pecore da latte, e adesso in allevamento lavorano 4 persone, tanto per dare qualche riferimento. Poi abbiamo 1500 galline ovaiole, abbiamo introdotto, ormai sono 4-5 anni, abbiamo sostituito i vitelli da carne con vacche da latte, essendoci il caseificio ci interessava avere latte di mucca per produrre, per esempio, latticini, mozzarella, silani. Poi abbiamo, ci sono una quarantina di cavalli che sono a uso sportivo, diciamo così, non hanno una finalità economica, diciamo così, però anche lì consentono al lavoro di 4-5 persone e il consumo di una parte importante del fieno che viene prodotto, perché tutti gli animali, sia i cavalli ma anche le galline, i vitelli, i maiali, tutti quanti mangiano prodotto aziendale, diciamo così. Sono clienti del ristorante pure loro? Beh, sono clienti e fornitori, diciamo così, in qualche modo, a seconda delle funzioni che di volta in volta si vengono a trovare, diciamo così. Quindi riesce? Quanto input dall'esterno, chiaramente a parte il carburante che ancora per i trattori il diesel bisogna comprarlo, quanto input esterno c'è? Usate anche pannelli solari? Noi abbiamo, per la parte energetica, noi abbiamo un impianto di 20 kW, noi abbiamo installato 70 kW di potenza installata, ne abbiamo realizzati, ormai sono 15 anni, un impianto da 20 kW sul fienile nuovo che realizzammo allora. Adesso è in corso, diciamo, questo anno, questo prossimo, diciamo, l'impianto per altri 50, in modo da arrivare all'autosufficienza dal punto di vista elettrico, diciamo così. Poi chiaramente il gasolio è un elemento dove le macchine consumano e quindi viene necessariamente acquistato all'esterno. E poi c'è una parte di gas, chiaramente, perché tipo il forno e il caseificio sono caldaie e funzionano a gas. Anche per questo ci piacerebbe realizzare un impianto non grande, diciamo così, no? Che utilizzi i nostri letami per un verso, però anche una parte importante di umido da raccolta differenziata, magari del quartiere prossimo che è Spinaceto, e produrre biogas e produrre poi compost di ottima qualità per utilizzare in campagna. Cioè rendere la, noi siamo abbastanza, il mio amico Ramondo prendeva in giro, dice una cosa che però in fondo è vera, ci vogliamo bene nonostante tutto, diciamo così, no? Voi non avete fatto la filiera, voi avete fatto la matassa, no? Nel senso che rende l'idea di un po' di tutte queste cose qua che si intersecano l'un l'altro, diciamo così. Questa della parte energetica è un'altra parte importante che potrebbe dare, ripeto, l'autosufficienza, realizzare un'azienda totalmente autosufficiente dal punto di vista, perché anche i trattori potrebbero andare a metano. Se tu lo produci, diciamo, come funziona il motore a gas, ormai è un motore, diciamo, collaudato e certo, diciamo così, quindi dovrebbe entrare in azienda totalmente autosufficiente dal punto di vista energetico, totalmente autosufficiente dal punto di vista dei fertilizzanti e ammendanti. E insomma, poi, certo, poi c'è il lavoro. Per fortuna il lavoro è tanto e, diciamo, è in qualche modo, diciamo, non bastiamo, no? Vorrei dire una roba di questi tempi, no? Quando si dice che adesso non c'è chi va a lavorare nei campi, un po' è vero, no? Adesso che vedete lì sono persone che sono venute a lavorare venendo dall'Africa. Speriamo che questa cosa, anche del coronavirus, riporti l'attenzione di noi italiani, dei giovani italiani al lavoro agricolo, che negli ultimi anni abbiamo un po', così, come dire, lasciato ai margini, no? Per partire da zero, puta caso si costituisce una nuova piccola cooperativa, piuttosto che... Vabbè, sia io che te sappiamo che Roma c'è un potenziale agricolo importante. Andiamoci di là, così andiamo verso... Vogliamo far vedere le fragole? Vai. Faccio vedere anche qualche fragola, perché sennò... Dai. Andiamo.
diciamo, Roma c'è un potenziale agricolo che sappiamo essere molto molto vasto, 45% delle superfici uso agricolo, numerose terre pubbliche non utilizzate o sottoutilizzate, come quelle della vertenza che abbiamo condotto insieme con l'ordinamento romano cessate a suo tempo, ce ne sono, come noi sappiamo, molte altre di aree di questo genere, come Borghetto San Carlo, probabilmente anche meglio, perché magari si trovano anche l'acqua, per esempio. Per partire, un gruppo di giovani che si trova su un terreno, secondo te come suggerimento, da cosa deve partire? Vedere la disponibilità d'acqua, capire la struttura dei suoli, studiare il mercato intorno, capire come sono vocati. Se bisognasse partire, appunto, se si deve partire, tra virgolette, da zero, di che cosa c'è bisogno per iniziare, oltre a delle competenze, chiaramente? Vabbè, le competenze ci sono e si acquisiscono. Io penso che oggi chi vuole, penso che abbia diversi riferimenti, no? Per poter andare a vedere le esperienze che sono state realizzate in questi negli anni passati, no? Quindi dire, venire qui e dire fammi vedere che fai. Uno può vedere cose belle e cose brutte, diciamo così, no? Però diciamo, non manca la possibilità di guardare quello che si fa. Quindi competenze, anche se non ci sono, che spesso non ci sono, diciamocelo chiaro, no? Sì. L'esperienza non ci sta. Però se può pure far presto ad acquisirla, diciamo così, no? Cioè, a iniziare ad acquisire, si sta, certo, a Roma, cioè si a Roma su Roma, cioè non bisogna andare dall'altra parte del mondo poi se uno ci può andare a guardare esperienze diverse tanto meglio. L'altro aspetto è certo, è capire, voi se per esempio parlate di Borghetto San Carlo siete stati sfortunati, avete avuto tante diverse sfortune, per sì, la verità. Ci siamo chiamati coraggio apposta, così eravamo preparati. Però ecco, quello di non aver trovato acqua cioè, è un elemento fondamentale, cioè nel senso, se tu vuoi fare delle cose, un'agricoltura in qualche modo intensiva, dia occupazione, dia possibilità, cioè l'acqua è una risorsa. Sì, poi si fa sempre di necessità virtù, certo. La strada riesce sempre a trovare, certo, se ne via su colture che forse dovranno essere impiegate da molti altri tra poco, perché l'acqua pare che quest'anno... Sicuramente. Però certo chiaramente, però, partire avendo uno dice, dopo se non ho le scarpe vado scarso, però con le scarpe siamo stati abituati, almeno purtroppo, sono stati abituati con le scarpe meglio, quindi... Bisogna avere tanta volontà, questa è la parte fondamentale, nel senso che poi Roma ha tanti difetti, però ha anche il grande pregio di avere un mercato importante molto vicino, quindi poter pensare di produrre e vendere anche direttamente sul luogo di produzione o anche nei nuovi sistemi, a questi qui delle consegne a domicilio, cioè questo consente di avere un valore aggiunto che altrimenti la campagna è complicato da portare a casa, cioè i prezzi dei prodotti agricoli, bisogna che ce lo diciamo, sono troppo bassi, perché poi bisogna essere bravi, no? Bisogna essere bravi a lavorare, bisogna essere bravi a produrre, bisogna essere bravi nelle tecniche, però ci vorrebbe pure che il valore del prodotto agricolo che produciamo abbia un valore accettabile, altrimenti quando il cibo non vale niente, poi il problema pure è essere bravi. Però ecco, lavorare a Roma, lavorare nelle possibilità di produrre e vendere, con un mercato importante alle spalle, una sensibilità che comunque cresce, e io penso sia un fatto, diciamo, non voglio dire fondamentale, ma insomma molto importante. Notavamo quello strumento che sta usando il ragazzo, che è un sarchiatore. Quello è sempre un sarchiatore manuale, no? È sempre c'è uno sotto, una piccola, se volete farlo vedere, una piccola lamella, sì. No? Nel senso che è come una sorta di carioletta che, diciamo, bisogna cercare anche, purtroppo l'erba va combattuta, esatto. Non c'è, bisogna cercare di combatterla anche dove si usa la pacciamatura, usiamo la pacciamatura, no? Però non sempre si può usare la pacciamatura. Anche se adesso sono queste biodegradabili, diciamo così, no? Che ce ne stiamo studiando un po' dei modelli. Stiamo vedendo che c'è, insomma, si sta creando una bella tecnologia di strumenti senza motore, molto leggeri, proprio anche per chi magari ha 2000 metri quadrati, mezzo ettaro, 2 ettari di orto, riesce a gestirlo. Aspetta, questa è una cosa scema, nel senso, una una lamella, è chiaro, devi tenere un terreno abbastanza, diciamo, può essere
Guarda, se c'è una cosa che mi sono imparato sti anni è che comunque in biologico la cosa su cui devi stare più attento è a tenere il terreno sotto controllo. Allora, perché terreno, non potendo tenerlo sotto terreno, controllo col chimico, decidi di mettere d'accordo. Se la terra è bella, è buona, è tenuta bene, è non calpestata, ma anche dal punto di vista della sostanza organica, tutto viene più facile. Cioè, poi le avversità esistono sempre, esistono dovunque, esistono comunque. Però diciamo poi rendere anche più facile il lavoro, più meno faticoso, meno, in fondo questo ve lo siete fatto voi? No, questo lo, si vende, insomma, ma è un crocchetto, cioè, fagli vedere com'è fatta la, ma yes. È un agevolatore, diciamo, del no? Sì, sì, piuttosto che farla a mano. Insomma, bello, aspetta, tutto sommato è, diciamo, se ci facilitiamo il lavoro siamo tutti più contenti, diciamo. Sì, no, certo. Poi credo qua, sento, qui questo è l'altro pezzo di tutine che diciamo, come qui abbiate i cornetti che vanno sempre smasciando, rompendo, no? Tra una settimana si toglie il telo, mm-hmm, sotto, ripeto, qui in questo caso rimane la pacciamatura, diciamo così. Dopo l'altro aspetto, per esempio, anche qui è cercare di fare un sistema di rotazione che tu hai già previsto prima. Cioè, qui ci sono zucchine. Quando saranno le zucchine, saranno in raccolta per 40 giorni più o meno, diciamo, nel tempo massimo. A quel punto togliamo le zucchine e ci ripiantiamo qua sopra melanzane. Cioè, nello stesso foro. Sì. Nello stesso foro che troviamo tu. Tagliamo la zucchina. Non estirpiamo la zucchina dalla terra, diciamo, tagliamo la zucchina a paro terra, quindi butti la zucchina al centro e tu la fai sostanza organica, certo. Sì. Nel foro a fianco a dove era piantata la pianta delle zucchine ci piantiamo la piantina di melanzane, qui tu ti ritrovi impiantato tutto lì, la pacciamatura, tutta la manichetta sotto per l'irrigazione la trovi già impiantata. Ma poi la melanzana si trova pure il terreno già reso più arieggiato con le radici della zucchina che muoiono. Esatto, quello di non togliere la radice, quella, soprattutto utilizzando il corno edame, la biodinamica, no? Se tu ci metti, diciamo, sono lunghi funghi, leviti e batteri, sì, metti la piantina già stata bagnata con il corno edame, quindi quello aiuta a trasformare la radice della zucchina. Ti sei trovato due culture fatte, sei arrivato già a settembre prossimo, diciamo così, no? Altrimenti tu qua 8 giorni smantella tutto, toglie tutto, butta tutta la plastica, io dopo sempre plastica, anche che è biodegradabile, però a volte trovasse, vedi, tutti questi pezzetti in giro, no? Che poi si degraderanno, mica che. Però nel frattempo te li trovi in mezzo alle scatole, diciamo così. Se ottimizzi tendenzialmente. Nel senso. Sfrutti al massimo quello che, diciamo, in qualche modo, che sia per quello che riguarda il lavoro ma anche quello che riguarda le spese. Chiaramente, ecco, per partire vale la pena, su magari 1, 2, 3 referenze, chiudere la filiera, far trasformare conto terzi, riuscire ad arrivare a avere un prodotto finito. Tutto quello che può servire a arrivare direttamente a vendere il prodotto finito è meglio. Oh, questa è un'esperienza nostra, diciamo così, no? Noi prima di fare biologico noi lavoravamo per, nel caso di ortaggi, per i mercati generali e per la distribuzione. Purtroppo abbiamo smesso la disperazione, non è perché vuole essere per forza, diciamo, cioè non si riusciva a starci dentro, a sopravvivere. Quindi alcune scelte sono state sì ideologiche, ma alcune scelte sono state anche le necessità, diciamo così, quindi di diversificare. Parlavi dei piccioni, ecco. Piccioni, cornacchie, abbiamo messo in spaventa passi, sì, cose argentate, tutto di più. Si può fare. Paolo mette il cannone, quella gas, sì, che fa rumore, si abituano e poi ma così però purtroppo è così quando il sistema non. Il sistema non tiene più perché non hanno competitori, voglio dire, no? Ma
qui vale per i cinghiali, nel caso, per esempio, di altre vicende. E sono arrivati pure qua, vero? La voglia. Ma non ci sono sempre stati? No, non ci sono sempre stati. È una cosa iniziata una ventina d'anni fa, poi gradualmente, nel momento in cui poi è diventata riserva naturale, quindi non c'è stata più la caccia, è diventato esponenziale. Ormai è controllabile. Però per tornare alle cose nostre, quelle agricole, sì, bisogna avere grande passione, questa è la parte che però ci vuole. Dopo tutto il resto con difficoltà, mica so dire che con facilità, con difficoltà però se supera, però la passione bisogna darsela, il coraggio bisogna darselo, perché sennò ti rende lo sconforto prima che fai. Però diciamo è un bel mestiere. Fatto come si può fare oggi con le conoscenze e le relazioni che sono venute creandosi in questi anni, può dare anche grandi soddisfazioni. Beh sì, poi Roma c'ha tanti vuoti che bisognerebbe andare a riempire, Roma, Lazio in generale, anche solo Lazio sono 42.000 ettari di terreni pubblici, altrettanti terreni privati che non vengono utilizzati o sono magari utilizzati in modo estensivo. Poi bisognerebbe fare un po' di rete, questo è un altro problema, nel senso che serve per le conoscenze, perché poi lo ripeto, soprattutto per chi inizia non è vero che è tutto facile, anche perché poi c'è un problema di investimenti, c'è un problema di disponibilità della terra, ma c'è anche un problema dopo di investire su questa terra, no? Mai troverai una situazione ideale dove ci sono il casale ristrutturato, l'impianto di irrigazione pronto, la terra sistemata, troveremo sempre situazioni così un po' precarie, diciamo così, no? Però se da una parte le conoscenze possono acquisirsi, dall'altra parte quello che bisogna fare, che si è fatto poco, è quello, ma io te lo dico perché cioè noi da soli non saremmo stati in grado di procedere. Cioè la solidarietà che deve venire fuori dai cittadini in senso generale, ma anche dalle strutture che in qualche modo sono già sul campo, è una cosa importante. Può aiutare proprio nella fase di partenza, di avvio, a superare quegli ostacoli che a volte possono essere insormontabili. Io lo dico alla nostra regione, lo ripeto, quando facciamo delle cose, alla struttura che inizia, io lo dico sempre cooperativa perché siamo un po' portati così genericamente a dirlo, io dico, no? Affidiamoli a un'altra struttura che ti fa da una sorta di tutoraggio, diciamo così, no? Che ti consente di dire, senti, per 1, 2, 3 anni ti supporto in una serie di vicende, no? Che possono essere in parte anche economiche, ma anche in parte di coinvolgimento nelle scelte, nelle attività, no? Che bella fanzia una cosa. Altra cosa vuol dire, vado in un posto e voglio fare le api, vado in un posto che mi fanno guardare come si fa, magari faccio una stagione e vedo quello che succede, vedo quello che magari mi convinco anche che è la strada giusta, perché uno degli errori è non fare cose che magari decidiamo sull'onda dell'emozione, partiamo e poi dopo magari ci accorgiamo che siamo convinti proprio non era proprio quello che volevamo. Allora fare un esame prima ci può aiutare a sbagliare di meno, che è già un'altra parte importante. De qua, se vi interessa, è seminato sovescio di grano saraceno. E lo fate per sovescio? Beh, doppio uso, sovescio e alimentazione per le api. La fioritura del grano saraceno, come della facelia, fa una produzione di quantità di miele importante. Allora, visto che bisogna fare il sovescio, sì, necessariamente se te lo vai a fare anche, mica soltanto così, insomma, io dire, no? Mm-hmm. Anche con essenze che sono estranee alla cultura nostra, diciamo così. Infatti, cioè, però diciamo non è fatto per tanto produrre, non ci devi raccogliere. Non è fatto per produrre seme, al massimo qualcosa per diseminarti, diciamo così. Mm-hmm. Quello è l'impianto fotovoltaico esistente dei 20 kW, quello che sta sul tetto, sì, sul tetto, diciamo, del cenile. Quello fa 20 kW. Quelle 20 kW perché usava una tecnologia che adesso non esiste più, diciamo, che si dice amorfo, quindi è una pellicola, diciamo, di plastica sostanzialmente incollata sopra al foglio di lamiera,
quindi ha bisogno di grandi superfici. Cioè se ne potrebbe utilizzare di meno di superficie, no, adesso per produrre di più kilowatt. Esatto, questo qui, questo diciamo è produce la metà, diciamo, rispetto a un pannello normale, diciamo, monocristallino di oggi. Ah, però non, non è grandissima come superficie, no, è già così per produrre 20 kg. No, 20 oggi si può, vederlo, oggi no? Si può produrre in un terzo della superficie. No, però il vantaggio è che se tu hai grandi superfici da coprire, qual è il problema? Se tu hai poco spazio, è chiaro, devi andare. Ragazzi, c'è poca connessione qui, quindi io direi di interrompere un attimo e riprendiamo lì al caseificio. Se c'è ancora connessione, allora sì, interrompiamo un minuto, tempo d'arrivo al caseificio e ci vediamo tra poco.